Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È letteralmente esplosa una polemica sui social e come al solito, ragazzi, i social possono essere straordinariamente, diciamo, possono essere sia una cosa positiva che una cosa negativa. È scoppiata una polemica social su un giocatore della Juventus. In realtà sarebbero scoppiate varie polemiche, però ho deciso di prendere questa e di parlarvene. Perché ho deciso di parlarvene? Perché non crederete mai a quello che sta succedendo a livello, diciamo, di commenti, di like e di traffico social per quanto riguarda la situazione relativa a Pogba. Perché sapete bene che la Juventus ha preso Pogba quest'estate con un grande ritorno, insomma, è tornato. Dopo che è tornato, Pogba si è fatto male avendo un infortunio al menisco. Diciamo che questo infortunio al menisco ha portato Pogba a fare delle scelte che secondo me sono state scelte stupide, io te lo dico sinceramente, e quando ha fatto queste scelte stupide Pogba si è ritrovato in un mare di guai, perché è andato prima da uno specialista che gli ha chiesto, insomma, poi vi racconto fra poco tutto il percorso e vi racconto anche quello di cui stiamo insomma raccontando. Ovviamente, raga, prima di iniziare, come al solito, iscrivetevi al canale, mettete ovviamente like al video e attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando a questa cosa, raga, questa è veramente la cosa più importante che io vi dico e vi chiedo di fare se volete, giustamente. Ripeto, iscrivetevi e la campanellina, quella è importante. Perché se voi non attivate la campanellina, comunicate al sito che non vi interessano i video. Quindi attivando la campanellina voi avrete i video sempre in ordine per essere guardati. Non ve li dovete manco andare, vi danno direttamente, raga, vi mettono direttamente i video. Quindi con la campanellina attivata voi riuscite a fare tutto. E poi se vi va seguitemi sui social. Allora, devo partire un po' da lontano. Lui si è fatto male al menisco, ok? Ci ha avuto questo problema al menisco che lo ha pregiudicato in maniera secondo me abbastanza chiara, cioè si è fatto male, ha dovuto saltare praticamente tutta la preparazione. Quando si è fatto male al menisco, io ho detto: vabbè, si è fatto male al menisco, probabilmente non è un infortunio, però non è manco un infortunio che lo tiene lontano tanti mesi, ok? Quindi lui che ha fatto? Molto stupidamente, è andato da uno specialista che probabilmente ha comprato la laurea con i punti Parmalat. E questo specialista l'ha visitato e ha detto: no, ma tu non ti devi preoccupare perché non c'è bisogno di fare un'operazione chirurgica, stai bene, tu devi fare solamente una terapia. Facendo questa terapia tu praticamente ti riprendi, tranquillamente torni a giocare, non c'è bisogno, eccetera, eccetera. Quando Pogba è tornato qui e ha detto: guarda, io voglio fare quello che ha detto sto terapista qui, noi gli abbiamo detto: guarda Paul, tutti i medici ci siamo fiati qui, tutti i medici hanno detto che tu te devi operare, se non ti operi peggiori il menisco. Lui non ci ha voluto ascoltare, ok? Ed è andato praticamente a non operarsi e andato a fare questa terapia, non è servita a niente, e poi ha dovuto comunque operarsi lo stesso. Nel tempo intanto non ha proprio giocato, cioè è stato qua, non ha proprio giocato, lui non si è fatto, no, 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 ragazzi, non ha Non, no, non ha proprio giocato mai. Cioè, questo qua si è fatto le ferie praticamente sedendosi in panchina, ok? No, 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 ragazzi. Questo è un comportamento che non va. Quindi, se vogliamo contestare Pogba per questo, lo possiamo contestare. Ma perché io ho parlato di polemica social? Cioè, perché io a un certo punto ho parlato con voi di polemica social? Perché l'altro giorno insomma, su vari social, in realtà, perché praticamente Pogba è presente ovunque, è stata pubblicata una cosa veramente importante. Cioè, Pogba è solito pubblicare, ad esempio, storie o comunque post in cui lui appare gioioso, felice. Ecco, questo non è andato giù a molti tifosi della Juve e hanno cominciato ad insultarlo pesantemente. Poi i commenti sono stati tolti, qualcuno ha fatto lo screen, qualcun altro l'ha insultato sui social in generale. Insomma, lo insultano perché ritengono che lui stia praticamente avendo un atteggiamento sbagliato nei confronti dei tifosi, perché anziché farsi vedere focalizzato sugli allenamenti, si fa vedere focalizzato sulla bella vita, insomma, sul fatto che lui scherza, ride, eccetera, eccetera.
Io ho un'opinione molto diversa da molte persone rispetto a questa cosa, cerco di spiegarvela in maniera molto semplice. Io Pogba lo devo valutare come giocatore, ok? Perché io non sono né l'amichetto del cuore di Pogba, né sono, voglio dire, una persona che deve rappresentare. Io non rappresento Pogba, io rappresento la Juventus come tifoso, ok? Quindi io devo valutare la Juventus, devo valutare Pogba come giocatore. Se io ti valuto Pogba come giocatore, ok, io ti dico, per me Pogba è un potenziale fenomeno, un fenomeno che se sta bene è uno dei centrocampisti migliori del mondo. Lo posso giudicare sul discorso relativo, sai, a quello che ha fatto con l'operazione chirurgica. Secondo me sei stato stupido, sei stato immaturo, sei stato, secondo me, superficiale, cioè non tu stupido, ma sono state stupide le persone che comunque ti hanno portato a prendere quella decisione. Tu ti sei fidato, quindi sei stato ingenuo e essenzialmente per me hai fatto un errore molto, molto, molto chiaro, ok? Hai danneggiato tutta la squadra con questo tuo errore. Quindi là io ti posso giudicare e ti posso dire, secondo me hai fatto una cavolata. Va bene, ma io perché ti devo giudicare per quello che posti sui social? Cioè, non ha senso giudicare qualcuno per quello che posta sui social. Oppure perché a me quello che posta Pogba sui social ti se ne frega. Cioè, essenzialmente per me tu potresti pubblicare un video nelle storie in cui tu stai a ballare la lap dance. A me non me ne fregherebbe letteralmente nulla. L'importante è che tu rendi in mezzo al campo. Mo, non è che se Pogba o chiunque altro posta una storia sui social network in cui si sta a divertire con la moglie per dire una serata a cena, allora dobbiamo noi desumere che Pogba non prenda sul serio l'impiego alla Juve, perché non è quello il discorso, ok? Pogba si può contestare da un punto di vista fisico, tecnico, delle scelte, ma nella vita privata del ragazzo uno non può entrare e dire tu sei un, non posso ripetere insulto, perché hai detto, hai fatto questo, invece di pensare a allenarti, pensi a quello, perché che ne sai tu che quello ha fatto tutta la giornata di allenamenti e la sera si sta a divertire con la moglie per dire, cioè, quindi non puoi entrare nella vita personale delle persone. Mi rendo pure conto che quando sei un personaggio pubblico sei soggetto al giudizio della gente, che okay, la gente apre il cellulare, scorre la timeline, vede quello che deve vedere e nota che tu sei alle prese con una serata di divertimento che potrebbe dar fastidio, che potrebbe essere sbagliata per loro, che potrebbe. Però io ti ripeto, io gli insulti non li giustifico mai, a prescindere. Cioè, non capisco per quale motivo una persona dovrebbe insultarmi perché io sto, ad esempio, avendo una serata di divertimento con mia moglie, o perché pubblico un video all'interno del quale sto a fare un'altra cosa rispetto al momento, o perché vado a girare un video con un quadrato vicino, metto il cellulare così, giro, metto lato con quadrato, faccio un video con qua, metto con quadrato, pubblico una storia con quadrato dove sto abbracciando quadrato, due ridiamo e la gente su Instagram o su altri social deve dire comunque perché tu insomma hai detto questa cosa, perché tu hai detto questa. Cioè, secondo me è una cavolata. Cioè, secondo me è letteralmente una cavolata, ma te lo dico sinceramente, te lo dico con tutta l'onestà del mondo. Perciò ci sono rimasto, non ti dico male, ma mi sono messo a riflettere e ho detto: sti social spesso hanno rovinato il mondo alcune volte. Perché ci sono tante persone positive sui social, che sono persone che ti aiutano, che ti parlano, che ti fanno riflettere, e poi ci sono delle persone che invece utilizzano i social per sfogarsi e per insultare gli altri. Spesso dietro profili fake, che non hanno neanche un volto, che non hanno un nome vero, cioè sono profili inventati, creati dal nulla, semplicemente così, per insultare le altre persone. E questo secondo me è inaccettabile. E sto approfittando del discorso relativo a Pogba, non perché io devo difendere Pogba, perché a me di difendere Pogba non me ne frega niente, perché a me non viene nulla se io difendo Pogba. Io ti sto a fare un discorso in generale relativo al fatto che i giocatori vanno valutati in campo, non per quello che fanno fuori, perché ripeto, se Pogba nel tempo libero vuole giocare, che ne so, ai videogame 10 ore di fila, l'importante è che lui non fa mancare il suo contributo alla squadra, cioè devi essere tu a bilanciarti, no? Ma questo è una cosa normale. Nel mondo no, allora, nel mondo facciamo un discorso un po' generale, no, 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 allora, facciamo una cosa così, se tu giochi a calcio in un certo modo, io so che tu sei professionale e sei comunque molto intelligente e sei un ragazzo dotato di qualità umane, fisiche, tecniche. Ripeto, a me quello che tu fai nel tempo libero non me ne può fregare di meno.
Cioè, continuo a ribadire che non me ne frega niente di quello che tu fai nel tempo libero. Nel tempo libero per me te potresti mettere pure a ballare la cucaraccia con le maracas. A me non me ne frega niente, potresti fare pure, non lo so, il freestyle. Non me ne frega niente. Quindi io le persone che sono andate ad insultare Pogba sotto i commenti di quel post, io non lo capisco, cioè non le capisco. Ma non perché io vado contro di loro, perché io non voglio andare contro nessuno. Ma non le capisco perché questo è lo stesso tipo di comportamento che ha portato gente diversa, che non era personaggio pubblico, ma che erano persone normali, ragazzini di 14-15 anni, ha dei gesti che non voglio neanche ripetere. Ok? Io condanno proprio l'atteggiamento provocatorio sui social. Non mi piace. Non mi piace che tu mi vieni a insultare sotto una foto, non mi piace che tu giudichi la vita della persona da una foto, non mi piace. E siccome non mi piace, sono coerente, a prescindere da tutto ti dico quello che penso, perché te lo devo dire in faccia quello che penso. Non è che qua te devo dire una cosa e poi nel mondo reale ti dico un'altra cosa, perché tanta gente che sta di fronte alla telecamera si dimentica di com'è nella vita reale. Io invece non c'ho filtri, io sono così nel mondo reale, punto. E basta, sono molto, mi ritengo una persona molto naturale, punto e basta. Quindi, da sto punto di vista, in maniera molto semplice, che senso ha andare ad insultare uno che sta con la moglie o che fa un video con un amico dove ride? Non è quello che dovete contestare. Dovete contestare il fatto che non si è voluto operare. Lì dovete contestare, perché in quel gesto lì c'è stato tutta la non professionalità di questo ragazzo. Non perché va a pubblicare la foto con la moglie o col figlio, che me ne frega a me che tu pubblichi una foto con tua moglie, a me ne frega niente. Mi interessa il fatto che tu abbia comunque sottovalutato l'infortunio e che comunque destappi a soldi della società senza giocare mai. Quello mi dà fastidio, ma che tu poi nel tempo libero posti sui social una fotografia all'interno della quale stai abbracciato con un amico tuo e ridi, stai abbracciato con un amico tuo, ma a me essenzialmente ma cosa interessa? Cioè io piuttosto, se non ti sopporto, non ti commento, non ti metto like, poi non ho capito sta cosa, se uno non sopporta l'altro, perché non vi ignorate? Perché non ignorare le cose? Cioè, a me quando non piace una persona, io essenzialmente, quando non mi piace qualcuno, io che faccio? Io quando non mi piace qualcuno lo ignoro. Va bene, non mi piaci, non ci voglio avere niente a che fare con te, non voglio parlare con te, non voglio avere rapporti con te perché non mi piaci. Mi sei antipatico, oppure ho notato da parte tua dei comportamenti che non mi piacciono perché ho visto che parli male delle altre persone alle spalle, oppure che ne so, non mi piace come parli. Perché sei troppo, che ne so, sei provocatore, sei una persona che provoca costantemente, quindi a me non piace. E io ti ignoro. Se una persona non vi piace dal punto di vista social, quindi se sta parlando di una persona che io vedo sul telefono, non è che conosco nella vita reale, cioè beh, io la vedo sui social, però la conosco. Chi lo conosce Pogba? Lo conosciamo così, non è che siamo andati a cena con Pogba ieri sera. Questo ti sto a dire. Quindi perché andare a giudicare la vita della persona? Secondo me, essenzialmente, un errore grosso, proprio grosso e patetico, sinceramente, raga. Perché poi ci metteste, cioè, sta gente ci mette la faccia pure, cioè, no, non c'è sta modo. Cioè, errore patetico, errore stupido, errore ridicolo. Errore che non va bene, proprio incomprensibile, su tutti i punti di vista. Fatemi sapere un pochino nei commenti, cioè, datemi un po' un parere vostro nei commenti, cosa ne pensate, perché devo capire un pochino le cose, come vanno.